In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò nel modo seguente. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri discepoli. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono, salirono sulla barca e in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Disse loro Gesù: «Figlioli, non avete qualcosa da mangiare?» Gli risposero: «No». Egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete». La gettarono e non erano più capaci di tirarla su, tanti erano i pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, indossò la veste, poiché era nudo, e si gettò nel mare. Quando ebbero finito la colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli risponde: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli ripeté una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami tu?» Gli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore». Gli domandò una terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Si rattristò Pietro perché gli aveva detto per la terza volta: «Mi ami tu?» E gli rispose: «Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri giovane ti annodavi da te la cintura e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti annoderà la cintura e ti condurrà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Dopo queste parole gli disse: «Seguimi».